Ciao, sono Astrid Morgan e insieme a Raphael Wild sono la fondatrice del metodo Evolution Mandala. Se non conosci ancora il nostro metodo per utilizzare il mandala come crescita personale ed evolutivo, ti consiglio di andare a vedere il link qui sotto per andare a leggere le informazioni sul nostro sito. Tra l'altro potrai anche iscriverti al corso gratuito di Evolution Mandala per scoprire come utilizzare il mandala per creare benessere, serenità e felicità. Oggi siamo nel mio atelier per vedere insieme come creare un mandala geometrico in modo semplice. Vediamo insieme prima di tutto i materiali richiesti. Per creare i nostri mandala geometrici avremo bisogno di un compasso e anche un goniometro, che è questa particolare forma tonda, anche a mezzaluna si può trovare, in cui c'è la graduazione su 360 gradi. Questo ci permetterà di dividere il cerchio del mandala che faremo con il compasso in tanti spicchi uguali. Per prima cosa facciamo il nostro cerchio esterno del mandala, creeremo tutta la griglia del mandala con le matite inizialmente per fare una base, dopodiché potremo ripassare il nostro mandala con un pennarello e cancellare le linee di creazione del mandala geometrico, iniziando tracciando un cerchio all'interno del foglio. Iniziamo scegliendo in quanti spicchi vuoi dividere il tuo mandala. Fai conto che un cerchio è grande 360 gradi. Se tu desideri fare 16 spicchi, dovrai dividere 360 gradi diviso in 16 e sarà 22 gradi e mezzo. Ora per esempio faremo un mandala di 12 spicchi e quindi lo divideremo a spicchi di 30 gradi. Come si fa? Allora, partiamo dal primo spicco, dal centro al bordo, e tiriamo un tratto. Dopodiché, mettendo il nostro goniometro al centro, faremo un puntino dove c'è il numero 30, perché sono 30 gradi, ovviamente anche 60, 90, e lì saranno i nostri tre primi spicchi. Poi 120, 150 e 180 sono altri tre. Poi 210, 240, 270, altri tre, e le ultime tre, 300, 330, e abbiamo l'ultimo, la nostra partenza. Ora congiungiamo con il centro ogni nostro spicco. Ecco, abbiamo un mandala diviso in 12 parti. Ora possiamo aggiungere dei cerchi. Una volta fatto tutti i spicchi, tutti i cerchi, vedi che basterà completare una parte e ripeterla in ogni parte per creare un disegno geometrico. Una volta fatto la base con la matita, puoi ripassare con un pennarello e dopo cancellare anche i tratti superflui della matita. Una volta finito, puoi colorarlo
o lasciarlo in bianco e nero come piace a te. Bene, sotto il video troverai anche il link al gruppo Facebook dedicato della più grande community dei mandala in Italia. Siamo più di 6500, quindi iscriviti per vedere altri mandala e anche pubblicare il tuo. Non vediamo l'ora di vederlo. A presto con Evolution Mandala!